Per me queste stelle sono vive, hanno una loro anima, le stelle sono la vita della Sartiglia, le stelle sono la Sartiglia e ognuna di loro ha la sua storia, la sua anima. Forse la Sartiglia più bella è quella che nessuno vede, o meglio che vedono in pochi. Il pubblico vede lo spettacolo finale, però dietro quello spettacolo finale c'è un lavoro di tantissime persone, di mesi, ognuno porta il suo contributo. È come un'orchestra è fatta di tante persone. Il pubblico di un'orchestra sente la musica e si gode la musica, mentre chi suona si è vissuto tutto il prima. Questa stella chissà quanti la coglieranno, chissà quanti la guarderanno, è un po' l'oggetto del desiderio di ogni cavaliere, se andiamo a vedere. Questo è un momento di grandissima emozione, è difficile spiegare il sentimento che si prova, perché comunque qui fra le mie mani ho un qualcosa che per me è molto particolare. Mi piace pensare che ognuna di loro avrà il suo momento in Sartiglia. Questo pezzo di metallo è diventato la stella del suo compositore dei falegnami, questo è diventato la stella del suo compositore dei contadini. Sono nate qua e ogni volta che le lascio le devo giustamente consegnare ai gremi che mi hanno permesso di vivere l'emozione anche quest'anno di poter fare questo lavoro per loro. È indescrivibile. C'è grande orgoglio per questo lavoro qua, e un po' di tristezza perché, ripeto, lascio un qualcosa che ho fatto veramente con il cuore, a cui ho messo l'anima nella loro realizzazione. Spero che vivano una Sartiglia intensa, che restituiscano una Sartiglia intensa, perché la stella, dai, possiamo dire che è il culmine della Sartiglia, insomma, è quello che adorano tutti, è l'oggetto che osservano tutti nel momento della corsa. Queste sono le mie stelle e ora le do ai gremi con tantissima gioia. Adesso sono pronte, anche quest'anno ci ho messo tutto l'impegno che potevo e sono pronte per andare via. Le lascio in mani buone, però
un po' di malinconia, un po' di tristezza ogni anno ce l'ho, però è così, è così. Comunque poi quando le vedo là passa tutto e tutto si trasforma in gioia. Auguro alle mie stelle di fare una buona Sartiglia, auguro che i cavalieri le colgano più possibile e auguro una buona Sartiglia a tutti quanti.